In agricoltura biologica tutto è in connessione. Ci sono gli uccelli che planano sugli alberi e sulle piante, nutrendosi dei parassiti dannosi. C'è il via vai degli impollinatori, che diffondono nuova vita nel campo, e gli agricoltori, che, in base a stagione e temperatura, osservazioni e misurazioni, decidono quando seminare e raccogliere. Quello biologico è un sistema fatto di parti, alcune delicatissime e invisibili a occhio nudo, in cui tutto si integra per costruire un ambiente sano e sostenibile. In mezzo a tutti questi fattori c'è, però, una relazione che spicca per profondità ed è quella fra i rizobium e le leguminose, una love story basata su un rapporto mutuale e inscindibile che rende più ricco il terreno. Storie di straordinaria biologicità è un podcast di Made in Nature dedicato all'agricoltura biologica e ai suoi straordinari protagonisti. Un viaggio alla scoperta di come, spesso, sono le cose più piccole e quelle più inaspettate a fare la differenza e sul perché i valori del biologico possano essere una solida base per coltivare un futuro più sostenibile e più buono. Made in Nature è un progetto finanziato dall'Unione Europea e da CSO Italy per promuovere i consumi di ortofrutta biologica in Italia, Francia, Danimarca e Germania. Il sovescio è una pratica agronomica tradizionale, nata in un'epoca pre-fertilizzanti per mantenere vivo il campo. Quando a fine stagione il campo rimane incolto per permetterne il riposo, l'agricoltore semina alcune specie precise di vegetali per poi interrarle. Attraverso la decomposizione, nel suolo si deposita la sostanza organica che lo manterrà in salute in attesa di un nuovo raccolto. Sono tante le specie utili per il sovescio e vengono scelte in base all'esigenza, al tipo di terreno e alle temperature. Dal trifoglio e la senape si passa alla calendula e la facelia. Le leguminose, come ceci, lupini, fava e piselli, splendono però di luce propria. È con loro che il nostro rizobium, chissà quanto tempo fa, si è incontrato per la prima volta, dando inizio a questa meravigliosa storia basata sul sequestro di azoto. Questo rizobium è un batterio presente naturalmente nel terreno. Un giorno, nel suo continuo vagare, viene invitato a degustare gli zuccheri prodotti dalle radici delle leguminose, legandosi così alla pianta. Il rizobium colonizza la leguminosa e si nutre delle sue proteine, ma quello che sembrerebbe l'azione di un parassita velocemente si trasforma in una comunione di intenti. In maniera naturale, infatti, la leguminosa reagisce a questo primo approccio con una reazione immunitaria che arresta lo sviluppo del batterio e crea delle piccole bolle alla base della radice. Questi tubercoli radicali funzionano come piccole riserve che raccolgono l'azoto libero nell'ambiente e lo tengono da parte per il nutrimento e la fotosintesi. L'azoto è uno degli elementi più diffusi in natura, costituisce per 4/5 l'aria atmosferica ed è essenziale per la vita delle piante. È un po' il factotum dei processi vegetali, sintetizza le proteine e i pigmenti, contribuisce al funzionamento della fotosintesi, compone i tessuti e regola la crescita. That's amore, quindi, e per davvero. L'apporto di sostanze nutritive fornite dalle leguminose e, più in generale, dal sovescio, consentono al terreno di aumentare la sua capacità di trattenere l'acqua e rallentare l'erosione, ma anche di controllare insetti e piante infestanti. Degli studi condotti dall'Università di Wuhan sulla coltivazione del riso in Cina hanno dimostrato che il sovescio può migliorare la qualità del suolo perché aumenta il carbonio nella biomassa microbica di circa il 28%, migliorando l'attività degli enzimi tra il 14 e il 39%. I risultati più importanti riguardano proprio l'azoto. I ricercatori hanno infatti misurato che, durante la crescita del riso a doppia stagione, tra il 39 e il 46% dell'azoto proveniente dal sovescio veniva assorbito dal riso, mentre tra il 29 e il 33% rimaneva nel terreno anche per 177 giorni dopo l'applicazione del sovescio, permettendo quindi la costituzione di un circolo di assorbimento costante.
Avere un terreno più azotato significa anche avere meno bisogno di concimazioni e fertilizzanti, con risultati concreti nella riduzione dei gas serra per la bonifica del suolo e nel livello di proteine delle piante che verranno coltivate in quella parte di campo. Proprio per queste ragioni il sovescio è una delle pratiche più utilizzate nell'agricoltura biologica. Rappresenta un legame ancestrale, è la celebrazione di una storia romantica come quella fra il rizobium e le leguminose, ma è anche una traccia per un futuro più sostenibile e un elogio delle possibilità del terreno di fornirci acqua pulita e altri comfort, come vedremo nel prossimo episodio. Avete ascoltato Storie di straordinaria biologicità, un podcast di Made in Nature dedicato all'agricoltura biologica e ai suoi straordinari protagonisti. Un viaggio alla scoperta di come spesso sono le cose più piccole e quelle più inaspettate a fare la differenza e sul perché i valori del biologico possano essere una solida base per coltivare un futuro più sostenibile e più buono. Made in Nature è un progetto finanziato dall'Unione Europea e da CSO Italy per promuovere i consumi di ortofrutta biologica in Italia, Francia, Danimarca e Germania. Storie di straordinaria biologicità è stato scritto da Francesco Pattacini, con la supervisione editoriale di Alessandra Ravaioli, la direzione creativa di Lorenzo Pasquinelli, la voce di Serena Sannino, le illustrazioni di Susanna Galfrè e le animazioni di Alessio Crispino.